Una situazione che ho affrontato 3 volte nella vita. Non so se a te sia mai capitato, ma si tratta di una situazione che mette a dura prova la nostra persona, mette pressione psicologica e pressione economica. Se si è soli è più semplice da gestire, ma se si ha una famiglia è veramente molto più dura. Ti voglio dire cosa ho fatto io in questi periodi, calcolando che mi è capitato sempre lontano da casa e per cui senza possibilità di parcheggiarmi a casa di amici o di parenti, e mi sono dovuto rimboccare le maniche, che oggi non ho. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIEF ed autore del libro Da meno 35.000 € in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove parlo della mia personale esperienza da cui sono passato da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore incallito. Fra le tante cose brutte che possono capitarci nella vita, la perdita del lavoro è percepita come una cosa tragica e senza una via di uscita, una di quelle situazioni che ci mette a dura prova a qualunque età capiti, ha sempre quella dose di catastrofismo. In alcuni casi esagerato, in altri assolutamente sensato, come nel caso di situazioni già difficili in partenza, come ad esempio una famiglia disagiata o con dei parenti degenti di lungo termine. Non posso stare qui ad elargire consigli per tutte queste situazioni, ma nella maggior parte dei casi, molti di questi spunti possono essere adattabili alla maggior parte di noi. Io le ho trovate utili sulla mia persona, sulle mie esperienze, sia quando sono rimasto senza lavoro al rientro dal Regno Unito, che quando ero senza lavoro nella mia prima esperienza irlandese e quando poi sono rimasto senza lavoro anche in Italia. Per cui posso dire di aver parlato di bruciature personali durante questo video e non per sentito dire da altri. Spero di non fare la quarta esperienza durante la recessione che sicuramente si sta avvicinando, ma in ogni caso spero ancora di più che questi consigli, se questi spunti vengano presi veramente come delle parole che vengono dette da un padre e un figlio, che sono crude, che secondo me ti daranno molto fastidio, ma che spero risveglino la tua coscienza a reagire e a trovare una soluzione al problema. Non serve piangere. Immediatamente dopo aver perso il lavoro potresti ritrovarti a provare una serie di emozioni. Panico quando dici addio a uno stipendio fisso e regolare, euforia quando abbracci magari inizialmente una vita senza una routine prestabilita, rabbia quando rifletti su tutte le lunghe ore a cui hai dedicato la tua posizione precedente. L'elenco potrebbe continuare magari all'infinito. Piuttosto che rimanere coinvolti in ognuno di questi stati d'animo, riconoscili come parte fondamentale di questo passaggio, come eventi normali e che non sono per nulla eccezionali, che non devono distrarti da quello che ti propone il futuro. Soprattutto il senso di sopraffazione e di scoramento, oltre a rovinarti psicologicamente, questi mettono a dura prova la tua ricerca del lavoro futuro. Anzi, se stai ancora in quello stato d'animo, ti consiglio di non andare a fare dei colloqui di lavoro. La prima volta che rimasi senza, prolungai la mia autocommiserazione per fin troppo tempo, troppo a lungo, e ogni colloquio che andavo a fare era un disastro completo. Dall'altra parte si percepiva che non ero la persona adatta alla posizione perché non davo le giuste impressioni al selezionatore. E quando si va a fare un colloquio, sai meglio di me che i primi 5 minuti sono quelli determinanti per attirare l'attenzione e la curiosità di chi cerca un nuovo dipendente. Datti il tempo che ti serve per scrollarti di dosso la tua rabbia, la tua paura, la tua depressione e poi parti in quarta. Ma non farlo un mantra per la tua voglia di essere compatito, commiserato, perché non ti porta da nessuna parte. Detto ciò, il secondo punto si lega a questa mia ultima frase ed è molto importante. Fallo sapere a tutti. Con la tua autostima sotto le scarpe in una situazione difficile da digerire, dire e dirsi spesso che sei disoccupato mette molto più a nudo la situazione reale. Ma invece di tenerlo solo per te stesso, con quasi un senso di vergogna, l'aiuto che ne puoi venire ad avere dall'esterno, anche da estranei, è vitale. Io, per esempio, ho trovato lavoro 2 volte su 3 dicendolo a persone che non erano miei familiari o conoscenti. Se le persone lo sanno, possono aiutarti. Se è un segreto, parti molto svantaggiato. Sai perché? Perché la gente intelligente non viene a farti il fazzoletto per le lacrime, ma ti dà dei consigli, supporto e tante altre cose utili. Un solito supporto su eventuali contatti, consigli. Magari anche loro hanno perso il lavoro in passato e sanno cosa si prova e soprattutto come hanno risolto loro il problema. Io, per esempio, sono qui per te,
oggi proprio con questo video. Il disagio iniziale del parlare della problematica può essere una grande fonte di rinascita e quando ne parli evita di concentrarti troppo su come sia successo e di quanto sia ingiusta la vita, ma piuttosto su cosa stai cercando, cosa sai fare, quali sono le tue peculiarità. Sono meglio dire ho 10 anni di esperienza nel campo dei trasporti internazionali via terra che non il mio capo non ha saputo gestire l'azienda durante la pandemia e ora non so come pagare le bollette. Non lamentarti se non sei preparato. Invece di spendere 200 euro al mese di cene fuori o di comprarti per forza l'ultimo modello di iPhone che magari non potevi permetterti, non sarebbe stato meglio spendere 50-60 euro a trimestre su un'assicurazione che coprisse in caso di infortuni, inabilità permanente o temporanea o perdita del lavoro? Io, memore delle situazioni passate, sono assicurato su questo punto, sotto questo senso. Non copre tutto, ma almeno sono più sicuro di avere sul tavolo una perdita parziale e non totale delle mie entrate. Avere il classico pensiero del «ma figurati se capita a me» non ha narrativa che funziona. È nei momenti di abbondanza che devi pianificare e non quando oramai è troppo tardi. Sul mercato oggi poi ci sono tantissime offerte con ampi spettri di copertura e tipologie di costi. Meglio averne una di base che non averne proprio, ma pianificare in questo senso, secondo me, può aiutarci ad affrontare in maniera molto più tranquilla il nostro futuro, la nostra ricerca del lavoro e la gestione della nostra famiglia. Scendi dal piedistallo. Fra te e la fame esiste solo il tuo ego. Sono sempre stato fortunato ad avere lavori ben pagati, un po' meno fortunato ad aver iniziato a risparmiare troppo tardi a causa della mia stupidità. Ma detto ciò, dall'alto della mia esperienza nel mio campo e della mia professionalità acquisita negli anni, ho sempre mantenuto una soglia di umiltà e di predisposizione al sacrificio. Al mio primo arrivo in Irlanda, 10 anni fa, arrivavo da responsabile di un ufficio spedizioni, ma io ero capitato proprio nel bel mezzo della grande crisi. Ad aprile del 2009 mi ritrovavo in un paese economicamente a pezzi, con una conoscenza della lingua che non era più come una volta. Mi sono rimboccato le maniche e mentre cercavo il lavoro che mi serviva, quello che sapevo fare, ho prima fatto il lavapiatti in un ristorante e poi lavorato in un fast food in una nota catena americana. Sono andato avanti così quasi un anno ed ho investito la maggior parte dei miei soldi, quelli che guadagnavo, che erano pochi, per supportarmi un corso d'inglese che mi concedesse la possibilità di avere una certificazione della lingua. Questo mi ha permesso in futuro, anche oggi, tanti anni dopo, di accedere a stipendi ancora più alti una volta che la situazione si è messa a posto. Ma se ti senti troppo importante rispetto agli altri e non vuoi rovinarti le unghiette, forse in un momento di crisi come questo tipo farai molta fatica ad uscirne fuori. Non ci sei solo tu che cerchi lavoro e soprattutto in un momento di crisi o di recessione, come quella che molto probabilmente ci sta aspettando, ci sono molte più persone a spasso e molte meno posizioni disponibili di lavoro, per cui non gonfiare troppo il petto e scendi dal piedistallo. Eccoci arrivati anche alla fine di questo video, spero che questi consigli siano stati di tuo gradimento e ti chiedo di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e per farmi crescere su questa piattaforma. A te costa un attimino, ma per me puoi capire bene che significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare alla campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci ad un prossimo video. A presto, ciao!